Buongiorno, ciao. Oggi è mercoledì e loro vanno a scuola. Alle 11 devo tornare a scuola di Brando perché dobbiamo fare delle attività per la festa della mamma e Emma invece va a scuola normale. Poi dopo abbiamo terapia e il pomeriggio siamo liberi. Io ho un grandissimo mal di testa, ma proprio forte forte. Mi sono alzata così oggi. Stai cantando? Canta, canta. Bacetto. Tutto il bacetto. Bravo. Bravo. Ragazzi, buon pomeriggio. Ragazze, ragazzi, uomini e donne. Buon pomeriggio. Da Bruttanatroccolo. Un bellissimo cigno. Magari. Comunque vi racconto un po', stamattina sono andata a scuola di Brando a fare le attività, c'ho sempre il ciuffetto, non si trova, manco con la piastra si è tolto, aspettate che non so come mettermi, appunto le attività per la festa della mamma, perché sembra più grassa così, invece dall'alto sembra più mamma, aspettate, ok. Siamo andati a fare attività per la festa della mamma, abbiamo prima... Io odio quando fanno così i capelli, non lo so perché, mi irritano. E ho fatto la treccia, così non lo vedo più uscire quel bel ciuffetto. Quindi abbiamo prima... Allora, siamo entrati, hanno raccontato una storia con... hanno letto un libro bellissimo sulla storia di una mamma, appunto, delle mamme. Poi abbiamo pitturato vicino al muro, come avete visto, abbiamo fatto un cuoricino giallo, due cuoricini e poi ho fatto alla fine la B di Brando. Però non ce l'ho dentro ai miei video, poi li mandano loro. Poi dopo abbiamo fatto un'altra attività che è questa, abbiamo riempito appunto il cuore con scritto mamma con il mio nome e abbiamo messo la colla vinilica e poi sopra i foglietti colorati. Brando ha collaborato pochissimo oggi, no, tutto ok, ma Emma tutto bene? Emma si sta facendo un attimo un bagno caldo, così poi le metto il pigiamino. E niente, praticamente hanno collaborato tutti, quasi tutti i bimbi, molto poco perché vuoi un po' il chiasso che si sentiva, i bimbi poi sono molto sensibili, però alla fine ce l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti. Brando poi ad un certo punto ha iniziato a piangere, ha preso sonno e quindi niente, è andata così la mattinata, però comunque molto bella. Poi avevano le magliettine con il loro nome e la manina e dietro quella del papà, io non l'ho vista bene bene perché Brando era quasi impossibile oggi gestirlo, però penso che poi ce la daranno quando avranno finito tutte le attività. Comunque molto molto bello e molto sentito, anche se un po' stressante, ma in fondo le attività con i bimbi piccoli sono così. Niente, adesso io mi sto ripulendo un attimo casa, voglio passare un attimo l'aspirapolvere, ho fatto il bagnetto a Brando, l'ho già asciugato e vestito, sta di là nella culla, e mentre Emma appunto si fa il bagno caldo ne approfitto per passare al volo l'aspirapolvere e poi la aiuto ad asciugare e a vestirsi anche a lei. Niente, questo, quindi ci aggiorniamo tra un pochettino. Allora, al volo vi faccio vedere la spesa. Allora, la pasta, le linguine fritte al latte, la polpa, le piadine, il formaggio, le banane. Allora, poi i biscotti per il latte, la pastina, il latte. L'eco fa le camille, il cotto, non lo so, la coppa credo, il crudo, mangia amore, e i pannolini. Eccoci qua, siamo a letto, ora Brando va nella culla, è vero amore? Brando, non mi penso proprio. Brando, ciao, saluta. Ciao. E quanti anni hai? Mamma. Mamma. Quanti anni hai? Mamma. Così, tre. Quanti anni? E dici tu. Quanti anni hai? Tre. E dici tre? Sì. Quanti anni? Tre. E dillo. Ah.
Quanto fai lo spiritoso. Monello. Monello. Quanti anni ha Brando? Uno, due? Uno, due? Tre. Mamma. Che combinato. Brando. Uno, due? Tre. Tre, bravo. Bravissimo. Tutto Brando. Che combinato, mica ho capito, non lo so che ha fatto. Beh, ragazzone, io... Mamma. Mamma. Guarda, guarda, che devi fare da solo? Io vado a letto. Emma! Arriverà anche Emma. Attendiamo Emma. Papà. Mi è saltata un'unghia dell'altra mano. Però sempre la stessa mi salta. Quindi io non l'ho messa bene perché sta mano è intatta, non è saltato niente. Aspetta, che combinato? Emma, è arrivata Emma con le bimbe. Eccola qua. Ora faccio papà. La routine serale. È vero, amore? Deve sistemare tutte le bimbe. Senti, amore, vuoi dare la buonanotte un attimo? Se n'è andata, non pervenuta mia figlia. Amore, allora Emma, dai, buonanotte. Buonanotte. E ci vediamo domani. Domani con un nuovo... video! Con un nuovo video, aiuto, buonanotte! Ciao! Ciao.